Direi che possiamo iniziare questa sesta e ultima lezione del corso sull'operaismo politico italiano, dopo l'incontro della scorsa settimana, che credo sia stato particolarmente importante e fruttuoso, grazie alla presenza di Guido su Romano Alquati. Adesso, nella lezione odierna, concluderemo per capire che cosa resta, diciamo, dell'operaismo dopo la definitiva sconfitta dell'operaio massa, dopo il precoce blocco politico di quella figura che è stata definita con posizioni, come abbiamo visto, differenti, operaio sociale, quindi cosa resta, diciamo, a partire dagli anni 80 in avanti fino ad arrivare all'oggi. Potremmo dire che per alcuni non resta nulla, per altri resta il post, e invece per noi ovviamente da definire, cercheremo di parlare in quest'ultima lezione, resta uno stile e un metodo. E fino a qui abbiamo cercato di definirlo, in cosa consiste questo stile e questo metodo, e oggi cercheremo di sintetizzarlo, procedendo ovviamente con ordine. Vediamo quella che possiamo definire la costellazione operaista, i cui percorsi si divaricano, addirittura si contrappongono a partire dalla fine degli anni 60 e poi soprattutto nel corso degli anni 70, durante il decennio successivo apparentemente implode. E nel deserto di quella che possiamo definire la controrivoluzione capitalistica, termine che poi cercherò di specificare, la dimensione collettiva che era stata propria dell'operaismo nella sua nascita, no? Vi ricordate, un brodo di cultura attraverso cui, dentro cui si formano delle singolarità, delle soggettività, i cui percorsi a un certo punto si incrociano, cessano, rompono quella propria dimensione individuale e diventa una storia collettiva che assumerà diversi nomi, che procederà attraverso delle interruzioni, attraverso dei salti, attraverso delle rotture, attraverso dei conflitti interni, ma di fatto tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 queste storie collettive in qualche modo sembrano apparentemente implodere e vengono fagocitate dall'individualizzazione, dalla frammentazione dell'elaborazione, oltre che ovviamente dagli strascichi e dalle ferite aperte del decennio precedente, su cui qua non entriamo. È evidente che sono le ferite, le contrapposizioni tra chi ha scelto la strada dentro e contro il Partito Comunista e chi invece ha scelto la strada che ha portato al potere operaio prima, le diverse forme di autonomia successivamente, ma anche, diciamo, gli strascichi e le ferite aperte di chi ha seguito dei percorsi comuni fino ad un certo punto, gli strascichi e le ferite aperte anche derivanti dalla dimensione del carcere, dalle differenti scelte che in qualche modo vedono differenziarsi e anche in questo caso talvolta contrapporsi i percorsi soggettivi. Dicevo prima controrivoluzione capitalistica, termine su cui a questo punto del corso dovrebbe essere ormai chiaro, con cui non si intendiamo una semplice ristrutturazione interna alle logiche e ai bisogni del sistema dominante, ma invece con questo termine vogliamo indicare un processo che deve rispondere adeguatamente al processo rivoluzionario di una composizione di classe determinata, deve spezzare una composizione di classe determinata, deve frantumarla, deve depoliticizzarla, deve trasformarla in risorsa produttiva. No? Ricordate ancora una volta la frase
di Marx nella Miseria della filosofia, che la più grande forza produttiva del capitale è a classe operaia rivoluzionaria. Quindi la controrivoluzione capitalistica è la trasformazione della rivoluzione in innovazione, in un processo cioè di mutamento profondo, potremmo dire sui livelli medio e bassi del sistema, e di permanenza invece dei livelli alti, cioè dell'accumulazione di dominio e di capitale. E dopo aver seguito la lezione di Guido su Romano il Quarti la scorsa volta, ormai questo discorso dei livelli ormai dovremmo quantomeno esservi introdotti. Quindi la controrivoluzione capitalistica non è semplicemente diciamo una reazione, è proprio una rivoluzione al contrario. Cioè il capitale, per rispondere a due straordinari decenni di lotte e di conflitto, con composizioni di classe tra loro differenti, deve in qualche modo a sua volta diventare rivoluzionario, no? Del resto lo stesso Marx già aveva messo in evidenza, no? Questa capacità di continua, di rivoluzione permanente che il capitale deve avere, e che appunto chiama innovazione. E come diremo anche in seguito, innovazione è il contrario di rivoluzione. Innovazione è permanenza, è mutamento all'interno della permanenza del dominio capitalistico. Nel 1990 esce un libro significativo, si chiama Sentimenti dell'aldiquà, è frutto di una riflessione collettiva e tenta una critica al pensiero debole postmoderno. Vi partecipano varie figure che hanno preso parte in misura differente alle esperienze dell'operaismo, tra queste vi sono Franco Piperno, Paolo Virno, Lapo Berti, Lucio Castellano, partecipano anche Giorgio Agamben, che nei decenni successivi diventerà un filosofo di grido internazionale, e partecipa Marco Bascetta, giornalista del Manifesto, dentro giornale dentro cui si collocano figure che, soprattutto nelle sue pagine culturali, che si richiama all'esperienza operaista. Il sottotitolo di questo libro, Sentimenti dell'aldiquà, il sottotitolo di questo libro indica delle passioni tipiche dell'età del disincanto. Queste passioni sono in particolare tre: l'opportunismo, la paura e il cinismo. L'obiettivo del libro è ribaltare la lettura che di queste passioni, opportunismo, paura e cinismo, se ne fa a sinistra. Aprire queste passioni all'ambivalenza, provare a leggere dentro queste passioni non solo il carattere dell'individualismo estremo prevalente negli anni 90 o negli anni 80, gli anni 80 sono negli anni appunto del reganismo, del taccerismo, la società non esiste, sono gli anni del gruppismo, sono gli anni della Milano da bere, sono gli anni del carrierismo sfrenato. Ma cercare appunto di leggere all'interno di queste passioni che connotano la composizione, quella determinata composizione sociale, provare a leggervi anche la possibilità di nuove forme di conflitto nei luoghi più impensati della trasformazione produttiva, senza nostalgia per il passato, senza rinunciare alle possibilità del presente. Il volume termina con una risposta di Rossana Rossanda, figura diciamo una grande madre del Manifesto. Nel suo saggio la Rossanda ripropone da un lato una classica nostalgia di sinistra per il passato, sono tutte stupidaggini, perché in realtà il presente, nelle passioni del presente non possiamo leggervi alcunché di buono, è solo catastrofe. Per quanto le critiche che Rossanda muove alle eccessive illusioni contenute nel testo non fossero del tutto
molto immotivate. Insomma, possiamo dire che il metodo del libro è giusto. Tentare appunto di leggere quelle che sono le possibilità di un presente che sembra catastrofico. Il risultato, tuttavia, sarà piuttosto deludente. Da lì a poco, anche attraverso quel gruppo di discussione che ha dato vita ai sentimenti di qua, si forma una rivista che si chiama Luogo Comune, di cui usciranno alcuni numeri, che è una delle riviste che, negli ambiti di minoranza di cui stiamo parlando, segneranno il dibattito degli anni 90. Ne seguiranno altre, tra cui vanno certamente segnalate Deriva Prodi, che è la più longeva, la più diversificata e probabilmente la più importante. Altre ragioni, una rivista a cui partecipano inizialmente Sergio Bologna e Ferruccio Gambino, e fino ad arrivare nel decennio successivo a una rivista che si chiama Posse, il cui primo numero esce nei dintorni di Genova e che terminerà le proprie pubblicazioni tra il 2008 e il 2009, e la cui figura centrale è indubbiamente Toni Negri. In Francia, a partire dal 1990, esce un'altra rivista significativa dal punto di vista del dibattito teorico, si chiama Futur Antérieur, che nasce attraverso il rapporto tra Toni Negri, che è esiliato a Parigi come tanti altri compagni in quei decenni, e il trotskista Jean-Marie Vincent. Successivamente ci sarà un'altra rivista che si chiama Multitude, le cui pubblicazioni continuano ancora oggi tra diverse vicissitudini e dopo diverse rotture, in cui è decisivo il contributo di un'altra figura significativa del dei percorsi operaisti d'Oltralpe, che si chiama Yan Mulliez-Boutang. Va detto che rispetto agli anni 60 e 70 cambia la funzione delle riviste, perché ovviamente essere cambiato è il contesto. Cioè, le riviste di cui stiamo parlando sono luoghi di elaborazione e in certi casi di organizzazione del discorso teorico, senza però avere un'immediata funzione dal punto di vista dell'organizzazione politica. Laddove quest'ultima si produce, lo fa in termini piuttosto tradizionali, cioè potremmo dire di esternalizzazione della funzione teorica. Avviene ad esempio così per i centri sociali del nord-est e insomma, in quell'area politica che si è chiamata disobbedienti, che in qualche modo affidano agli intellettuali, tra cui lo stesso Toni Negri e altri, in qualche modo il compito di produrre un discorso separato dalla pratica. Voi fate il discorso, noi facciamo la pratica politica. Ovvero che un discorso che fornisca alla pratica politica esclusivamente il cosiddetto immaginario, astratte suggestioni e parole accattivanti. Ritorna in qualche modo il ruolo dell'intellettuale organico, anche se diciamo più nella farsa che nella tragedia. In alcune delle riviste citate vengono forgiati i concetti e le categorie che diventeranno poi luoghi comuni del cosiddetto post-operaismo, termine che, lo ricordiamo un'ultima volta, è nato nelle accademie anglosassoni negli ultimi 15-20 anni e che, come diceva indicato Tronti, in Opera e Capitale andrebbe perseguito come minimo con la violenza fisica. E queste parole d'oro, questi concetti sono, non entriamo nel merito di ognuno di essi, vedremo poi successivamente, diremo qualche cosa, sono generali intellect, produzione linguaggio, lavoro immateriale, esodo, moltitudine e via di questo passo. Tutto ciò nel contesto di quel profondo mutamento delle forme di produzione e di lavoro che è stato riassunto nella categoria di post-fordismo, termine nato negli anni 80 e che si sviluppa nel dibattito soprattutto con la cosiddetta scuola della regolazione francese, tra cui i principali esponenti sono
Michel Aglietta, Boyer, Coria e altri ancora. Mi limito ad alcune considerazioni, alcune brevi considerazioni. Anche qui questo lo faccio, diciamo, non per qui come nel resto della lezione odierna, non voglio, diciamo, sminuire l'importanza che hanno avuto, diciamo, i concetti di cui stiamo parlando e anche l'importanza del dibattito, soprattutto di quel metodo che comunque continua a segnare questa storia, no? Comunque quella continua tensione, anche in un contesto apparentemente completamente ostile, completamente avverso, a ricercare delle potenzialità. Ecco, questo credo che sia il metodo, corretto e l'impronta operaista che rimane. Voglio però cercare di sottolineare più che le ricchezze che indubbiamente ci sono, soprattutto i limiti, perché quei limiti credo che ci possano dire molto dei problemi aperti nel presente, quindi non per sminuire l'importanza, ma cercando più che altro di evidenziare quelli che sono stati i punti di blocco, perché credo che quei punti di blocco siano in qualche modo i punti di blocco che ancora oggi dobbiamo affrontare e i nodi che ancora oggi sciogliere. La prima considerazione è sul contesto, che è stato definito appunto post-fordista. Abbiamo visto in una delle prime lezioni che fordismo e taylorismo sono due termini distinti, per quanto ovviamente in rapporto tra di loro, in una determinata fase storica, in una fase storica in cui taylorismo e fordismo disegnavano le coordinate tra fabbrica e società dentro cui si sono determinate le forme di lavoro, le forme di vita e le forme di sfruttamento. Quella distinzione nel termine post-fordismo tende a diventare confusione tra i due termini, come se taylorismo e fordismo fossero la stessa cosa. Quindi, l'indubbia messa in discussione del regime tayloristico di fabbrica, messa in discussione, messa in crisi, che come abbiamo visto, ancora una volta lo ripeto, non è stato determinato innanzitutto dalle lotte operaie, dalla rottura della catena monta di montaggio, dalla rottura della catena del lavoro salariato, dalla fuga dalla fabbrica, dal sovvertimento dei rapporti di forza all'interno della fabbrica, con la crisi del regime tayloristico di fabbrica tende nella definizione di post-fordismo a essere interpretata immediatamente come un superamento del fordismo, cioè della logica di organizzazione sociale attorno al nesso tra produzione e consumo. Anche in questo caso la corretta critica a chi non vede alcun mutamento è giusta, è assolutamente corretta. C'è una parte dei teorici e delle figure politiche che ritiene che nulla sia cambiato a partire dagli anni 60 e 70. E qua si dice, guardate, qua siamo di fronte a un mutamento profondo delle forme di produzione delle forme di lavoro, un mutamento profondo che richiede evidentemente anche dal punto di vista, politico, delle forme di organizzazione, della ricerca delle nuove figure del conflitto, richiede evidentemente un nuovo spazio di elaborazione. Ecco, questa a partire dalla correttezza della critica si arriva però in modo troppo frettoloso alla celebrazione del nuovo assunto. No? Come se quel post ci fosse una cesura, una rottura netta nel sistema di regolazione del capitale. Alquati ritiene invece che nel mutamento vi sia però una continuità. Nel mutamento vi è la continuità e l'estensione di quel sistema di regolazione all'interno della fabbrica sociale. Per questo Alquati non parla di post-fordismo, ma parla di un iper-fordismo. Capite? Non è semplicemente una distinzione lessicale che lascerebbe il tempo che trova, ma è proprio un posizionamento all'interno dei mutamenti intercorsi.
La seconda considerazione riguarda la categoria di general intellect, che no, ne avevamo già accennato qua e là nelle scorse lezioni. Il concetto, come è noto, viene ripreso dai Grundrisse di Marx, che sono dei manoscritti, dei quaderni di appunti fondamentalmente incompleti, che sono restati per lungo tempo inediti. I lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica, questa è diciamo, la traduzione del titolo dei Grundrisse, sono stati pubblicati per la prima volta dall'Istituto Marx Engels Lenin di Mosca tra il 1939 e il 1941. No? Questo per dire è una cosa abbastanza notevole, no? Cioè, fino a quel periodo lì non si conosceva un testo che invece è un testo assolutamente fondamentale, un testo che non è solo la preparazione del Capitale, ma che ha una sua valenza strategica. 1917, per dire, non si conoscevano i Grundrisse, quindi se sono stati pubblicati per la prima volta 60 anni dopo la morte di Marx, e sono rimasti fino a un certo periodo abbastanza sconosciuti. In Italia vengono tradotti per la prima volta e pubblicati tra il 1968 e il 1970 dall'edizione della Nuova Italia e tradotti da Enzo Grillo, che è stato uno dei compagni importanti dell'esperienza di Quaderni Rossi presso Operaia prima e di Potere Operaio. Successivamente uno anche dei due autori di quel testo manoscritto che abbiamo fatto circolare, un giudizio sull'esperienza di classe operaia. Rispetto ai Grundrisse, il consiglio di lettura è abbastanza semplice, sono due classici. Il primo è Genesi e struttura del Capitale di Marx, di Roman Rostolsky, che è un compagno insomma, morto alla fine degli anni 60. L'altro testo è Marx oltre Marx di Toni Negri, che è fondamentalmente un volume sui Grundrisse. In qualche modo lì Toni Negri rovescia, no, la prospettiva solita in cui si guardava in qualche modo appunto ai Grundrisse come semplice quaderno di appunti preparatorio di quello che poi sarà il Capitale, quindi Grundrisse come opera incompleta che poi verrà completata e sviluppata pienamente dal Capitale. Lì Negri rovescia la prospettiva e dice che in realtà la dimensione strategica è contenuta nei Grundrisse, mentre il Capitale ha una funzione innanzitutto tattica. Il concetto di general intellect lo troviamo nell'altrettanto celebre frammento sulle macchine, nel secondo volume dei Grundrisse, frammento in cui Marx individua l'aumento della produttività del lavoro e la massima negazione del lavoro necessario come tendenza necessaria del capitale. Vi è infatti, ci dice Marx, cito, una trasformazione del mezzo di lavoro in macchine e del lavoro vivo in semplici accessori viventi di queste macchine, mezzo della loro azione. Nel processo produttivo, ci dice ancora Marx, il mezzo di lavoro percorre diverse metamorfosi, di cui l'ultima è un sistema automatico di macchine messo in moto da un automa, forza motrice che muove se stessa. Questo automa è costituito di numerosi organi meccanici e intellettuali, di modo che gli operai stessi sono determinati solo come organi coscienti. Questa è la prefigurazione che Marx ci fa della tendenza capitalistica, la formazione di un sistema automatico di macchine, la formazione di un grande automa che rappresenta il massimo di sviluppo del capitale fisso, cioè della capacità scientifica oggettivata, che ci mostra, cito ancora da Marx, ci mostra fino a quale grado il sapere sociale generale, knowledge, è diventato forza produttiva immediata
e quindi le condizioni del processo vitale stesso della società sono passate sotto il controllo del general intellect e rimodellate in conformità ad esso. Fino a quale grado le forze produttive sociali sono prodotte non solo nella forma del sapere, ma come organi immediati della prassi sociale del processo di vita reale. Ora, credo che sia importante soffermarsi su questo punto, no? Quello che ci dice Marx, cioè questo sviluppo, questo massimo sviluppo del capitale fisso, cioè della capacità scientifica oggettivata, ci mostra fino a quale grado il sapere sociale generale è diventato forza produttiva immediata e quindi le condizioni del processo vitale stesso della società sono passate sotto il controllo del general intellect e rimodellate in conformità ad esso. Fino a quale grado le forze produttive sociali sono prodotte non solo nella forma del sapere, ma come organi immediati della prassi sociale del processo di vita reale. In queste pagine, in realtà, l'attenzione soggettiva di Marx, questo è un punto che ha sottolineato brillantemente Bifo, l'attenzione soggettiva di Marx è ridotta pressoché a zero. Marx individua una tendenza necessaria dello sviluppo capitalistico, dello sviluppo del capitale fisso e del sistema automatico di macchine in cui viene oggettivato il general intellect. Il general intellect per Marx non è, diciamo, pregno di soggettività. Il general intellect per Marx è sapere sociale oggettivato in questo sistema automatico di macchine. Il massimo sviluppo del capitale fisso. Il general intellect è completamente macchinizzato e incardinato in questo grande automa. Per questo, ci dice Marx, il capitale lavora alla propria dissoluzione. Ovvero, cito, nella misura in cui si sviluppa la grande industria, la creazione della ricchezza reale viene a dipendere meno dal tempo di lavoro e dalla quantità di lavoro impiegato che dalla potenza degli agenti che vengono messi in moto durante il tempo di lavoro e che a sua volta non è minimamente in rapporto al tempo di lavoro immediato che costa la loro produzione, ma dipende invece dallo stato generale della scienza e del progresso della tecnologia o dell'applicazione di questa scienza alla produzione. Quindi c'è un momento, secondo Marx, in cui il massimo sviluppo del capitale fisso porterà a questo sistema automatico di macchine in cui in realtà il lavoro immediato non avrà più e la misurazione del tempo di lavoro non avrà più, diciamo, gran peso per lo sviluppo. E questa qua è una tendenza, però non è una tendenza determinata dallo scontro di classe per Marx. Questa è una tendenza a cui lavora lo stesso capitale. Cioè lo sviluppo della grande industria e del capitale fisso porta come sua tendenza, porta nel suo grembo prospettiva. Mettiamo in relazione la riflessione marxiana e il sapere sociale incardinato nelle macchine, macchinizzato, con le analisi di Alquadi, ve le ricorderete, sul sapere sociale incorporato nel lavoro vivo. No? Negli ultimi 20 anni poi abbiamo cercato di riprendere questa elaborazione, questa riflessione alquatiana nella categoria di sapere vivo, no? Quindi sapere sociale incorporato nel lavoro vivo. Per l'Alquati di Università di Ceto Medio, il processo, al contrario del Marx, del frammento sulle macchine, è messo in movimento dall'antagonismo del rapporto sociale, da un conflitto aperto tra l'autonomia del lavoro vivo e l'oggettivazione del sapere sociale. E non è il capitale per Alquadi a produrre quella tendenza. Quella tendenza è aperta nella misura in cui è il frutto, e al contempo la posta in palio, di un rapporto di conflitto, di un rapporto di forza, di uno scontro, di un antagonismo. Chi conquista il rapporto di forza determina lo sviluppo del general intellect in una direzione oppure in un'altra. Ricordate, per Alquadi l'operaio sociale non è oggettivamente la tendenza della composizione di classe. L'operaio sociale è una figura ambigua, ci dice Alquadi. Può andare in una direzione o può andare in una direzione opposta. Nel mutamento dei rapporti di forza,
dentro la controrivoluzione capitalistica abbiamo visto che l'operaio sociale ha smesso di essere operaio e ha continuato a essere sociale, ma di un sociale completamente sussunto dentro gli ingranaggi della produzione, dell'accumulazione capitalistica. Non vi è quindi, in quell'elaborazione di Aequati, non solo in quell'elaborazione di Aequati, ma più complessivamente nella prima elaborazione operaista, una tendenza necessaria. Vi sono delle tendenze possibili che si scontrano tra di loro. Non vi è alcun illusorio superamento, bensì vi è la ricerca della rottura. Necessità e superamento, teniamo conto che sono i cardini della classica dialettica marxista. Sono i cardini di un rapporto stretto tra Hegel e Marx. E questa continua dialettica tra forze di produzione, tra forze produttive e rapporti di produzione, a fare in modo che necessariamente il capitale lavori alla propria dissoluzione e a un certo punto che si produca un superamento. Abbiamo visto che invece l'operaismo nasce da una cesura, dalla ricerca di una cesura tra Marx e Hegel, quindi da una ricerca di una cesura all'interno di quella dialettica marxista. Non vi è quindi necessità e superamento, ma vi è invece possibilità e rottura. Abbiamo chiamato quello un materialismo non della necessità, ma un materialismo della possibilità, laddove nella possibilità c'è tutta, diciamo, il carattere soggettivo dello scontro di classe. Nell'elaborazione degli anni 90 di cui stiamo parlando, il general intellect torna invece per lo più alla sua tendenza necessaria. Cioè, in qualche modo, è lo stesso sviluppo capitalistico a consegnarci la necessità del suo superamento. È lo stesso post-fordismo, fatto di decentralità della cooperazione sociale, del linguaggio, eccetera, eccetera, a intraprendere la strada della sua dissoluzione, a intraprendere la strada di un suo, superamento. Il general intellect apparentemente viene soggettivato, perché viene ritagliato attorno alle sagome dei lavoratori cosiddetti immateriali o successivamente in una moltitudine che resterà piuttosto indefinita. In realtà il general intellect torna a oggettivarsi nella misura in cui questi soggetti sono considerati nella loro astrattezza. Cioè, poco o nulla si dice, se non alcune ricerche qua e là, che pure ci sono, su cosa concretamente sono questi lavoratori cosiddetti materiali, sulla loro soggettività, sui loro comportamenti, sulle loro forme di potenziale conflitto e rifiuto. Ci viene invece detto che questi lavoratori cosiddetti immateriali rappresentano, racchiudono in sé la tendenza necessaria al superamento del capitalismo. Per dirlo in altri termini, c'è una lettura della composizione tecnica, lettura più o meno corretta della composizione tecnica, contro un po' forzata della composizione tecnica, ma non vi è, diciamo, nessun rapporto invece con la composizione politica. Fondamentalmente si dice, siccome la cooperazione sociale è centrale dal punto di vista delle forme dell'accumulazione capitalistica, allora è immediatamente centrale anche dal punto di vista politico. Ed è proprio quell'immediatamente il problema. Dentro quell'immediatamente si racchiudono tutti i problemi politici. Perché in realtà quello è un processo che continuamente, non c'è niente di immediato, ma è un processo che è continuamente mediato dai rapporti di sfruttamento, dai rapporti di forza, dai rapporti di conflitto. Ancora una volta non vi è nessuna necessità
superamento, ma eventualmente c'è possibilità della rottura. Invece, in qualche modo, la questione della rottura tende a sparire da queste elaborazioni e viene in qualche modo fagocitata invece dalla classica necessità di carattere marxista. Il capitale, questa è una cosa che in particolare Toni Negri ribadirà più volte, soprattutto negli anni 90, poi successivamente sarà un po' più cauto, però tende a divenire un involucro sociale, un involucro parassitario rispetto a una cooperazione sociale che già di per sé è libera e autonoma. Come se in qualche modo la libertà e l'autonomia fossero date dallo sviluppo del capitale e non invece dallo sviluppo delle lotte, come se la soggettività non fosse essa stessa materia di produzione, dunque di potenziale conflitto e di scontro tra le forze del capitale, le forze reali o potenziali della parte antagonista. E ancora una volta, se la composizione tecnica tornasse a essere immediatamente composizione politica, che qua si ricade in quell'errore, no, del marxismo tradizionale, delle esperienze socialcomuniste, no? Ve le ricordate, no? Quelle dove dicevamo, nella fabbrica degli anni 30 in Unione Sovietica, il capocellula era il tecnico o comunque la figura dell'operaio specializzato. Riteneva che la figura più avanzata dal punto di vista produttivo fosse anche la figura più avanzata, più dotata di coscienza dal punto di vista politico. E da questa angolazione possiamo ulteriormente apprezzare, questa è la terza considerazione, le differenze che a partire dalla comune matrice operaista si dispiegano rispetto al metodo della tendenza e alla questione della temporalità, no? Su cui siamo a spirale, spero, più volte ritornati, no? Dentro queste 6 lezioni che abbiamo fatto. Tendenza politicamente significa innanzitutto anticipazione e scommessa. Anticipare le possibilità della propria parte per interrompere, per deviare, per rovesciare lo sviluppo dell'altra. Scommettere politicamente sulle linee di forza attorno a cui costruire dei processi di ricomposizione. Questo era il senso per gli operaisti di afferrare l'opera di Marx, percorrere l'iniziativa di Lenin e andare oltre, sia Marx a Lenin. Per farlo, ci dice Operai Capitale, ci dice Tronti in Operai Capitale, bisogna al contempo anticipare e seguire. Cito questo lungo passaggio perché penso che sia particolarmente significativo rispetto alla questione della temporalità. No, in cui non, vedete come si rompe, no, quella linearità stadiale tipica del marxismo e dell'esperienza socialcomunista. Cito. Anticipare vuol dire pensare, vedere più cose in una, vederle in sviluppo, guardare tutto con occhi teorici dal punto di vista della propria classe. Seguire vuol dire agire, muoversi a livello reale dei rapporti sociali, misurare lo stato materiale delle forze presenti, cogliere il momento qui e ora per afferrare l'iniziativa della lotta. Il senso della lotta e dell'organizzazione, in certi momenti, sta esattamente nel prevedere il cammino oggettivo del capitale e le sue necessità entro questo cammino. Sta nel negare adesso il compiersi di queste necessità, il che blocca il suo sviluppo e proprio per questo lo mette in crisi prima, a volte molto prima, che esso abbia raggiunto le condizioni ideali che noi stessi avevamo pensato. Cioè, capite qua la rottura dove sta? Cioè, attenzione, ricordate Marx cosa dice, no? Il Marx dei Grundrisse, che poi tutto sommato viene ripreso abbastanza letteralmente negli anni 90 dentro la questione del generalismo. Cioè, Marx dice:
c'è una tendenza oggettiva del capitale. Il capitale lavora oggettivamente alla propria dissoluzione. Sviluppa la grande industria, sviluppa i rapporti di produzione, sviluppa il capitale fisso, facendo questo non fa altro che scavarsi la tomba. C'è una tendenza necessaria del capitale nello scavarsi la tomba. Quattronti cosa ci dice? Bisogna conoscere la tendenza del capitale. Ma bisogna conoscere la tendenza del capitale per quale motivo? Per impedire che il capitale possa compiere le proprie necessità. Perché è falso pensare che il capitale si possa scavare la tomba da solo. Se non c'è qualcuno che il capitale lo ammazza e lo seppellisce, il capitale può vivere in eterno. Non c'è nessuna tendenza necessaria del capitale allo scavarsi la tomba e al morire. Questo dipenderà esclusivamente dai rapporti di forza, dai rapporti di conflitto, dall'antagonismo tra le classi. Lo ripeto ancora, il senso della lotta e dell'organizzazione in certi momenti sta esattamente nel prevedere il cammino oggettivo del capitale e ciò ci si sta dentro questo cammino. E questa è la parte del Marx che abbiamo visto. È la prima parte a cui si limitano le elaborazioni degli anni 90. C'è lo sviluppo della generalità, c'è lo sviluppo della cooperazione sociale, evviva, il comunismo alle porte, quelli sono problemi per l'altro proprietario. Ma Tronti poi ci dice, sta nel negare adesso il compiersi di queste necessità, il che blocca il suo sviluppo e proprio per questo lo mette in crisi prima, a volte molto prima che esso abbia raggiunto le condizioni ideali che noi stessi avevamo pensato. Se noi prevediamo lo sviluppo del capitale e permettiamo al capitale di svilupparsi in quel modo lì, col cavolo che si scava la tomba, il capitale sta scavando la nostra tomba. Non c'è nessuna necessità alla dissoluzione del capitale. Noi dobbiamo impedire che il capitale arrivi là dove la tendenza cosiddetta oggettiva lo porta. E ancora, dice Tronti, non si ripeterà mai abbastanza che prevedere lo sviluppo del capitale non significa sottomettersi alle sue leggi di ferro. Significa costringerlo ad imboccare una strada, aspettarlo in un punto con armi più potenti del ferro, lì assalirlo e lì spezzarlo. Ma che cosa? Quel si sviluppa, allora consegnerà a noi le chiavi del comunismo, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo aspettarlo e non dobbiamo prevedere dove sta andando per aspettare, come dire, passa di qua, signor capitale, noi ci piazziamo qua, ma non è che gli permettiamo di arrivare al fondo della strada perché là in fondo poi ci porterà il comunismo. Lì lo assaliamo e lì quella tendenza lì la dobbiamo spezzare, perché se non spezziamo quella tendenza lavorerà contro di noi, perché quella tendenza è la tendenza del capitale. Nel cosiddetto... buona parte del cosiddetto post-operaismo, adesso stiamo molto schematizzando, la tendenza torna a essere immedesimata con la necessità e il processo rivoluzionario con la teleologia, quindi al procedere per stadi di sviluppo, fino ad arrivare alla sua versione, diciamo, accelerazionista, per cui più il capitale si sviluppa e più si sviluppa l'autonomia del lavoro vivo. Qui scompare completamente il problema della rottura, l'innovazione si mangia la rivoluzione e dopo aver percorso un giro di 360 gradi si ritorna al punto di partenza. Il determinismo marxista, rivestito da un'astratta soggettività disincarnata di cui di volta in volta si danno nomi diversi. Va detto che non è un esito questo del tutto impensabile, no, per la comune matrice operaista, va detto che anche dentro la matrice operaista c'è un'ambiguità rispetto alla questione dello sviluppo. La questione dello sviluppo rimane una questione ambigua dentro l'operaismo. Non è una lettura, diciamo, del tutto, non è uno sviluppo del tutto illegittimo, quello di buona parte del cosiddetto post-operaismo. Perché talvolta, insomma, questa ricerca dei punti più avanzati si trasforma appunto nella ricerca dei punti più avanzati dello sviluppo, perché si pensa che nei punti più avanzati dello sviluppo capitalistico solo lì si possono trovare in qualche modo le risorse rivoluzionarie. Talvolta
l'internità, l'essere dentro lo sviluppo capitalistico fa dimenticare, fa perdere di vista il problema dell'essere contro. Tuttavia, altri percorsi che abbiamo di volta in volta evidenziato rimarcano una possibilità differente o addirittura opposta rispetto all'affidamento allo sviluppo della storia, allo sviluppo della storia del capitale. E infine un'ultima breve considerazione sulla questione che già avevamo affrontato la scorsa volta, la vexata questione della legge del valore, della crisi della legge del valore che era emersa poi in una tua domanda, se non ricordo male, no? Torniamo alla lettura del frammento. Cito: nella stessa misura in cui il tempo di lavoro, la mera quantità di lavoro, è posta dal capitale come unico elemento determinante, il lavoro immediato e la sua quantità scompaiono come principio determinante della produzione, della creazione di valori d'uso, e vengono ridotti sia quantitativamente a una proposizione esigua, sia qualitativamente a momento certamente indispensabile ma subalterno rispetto al lavoro scientifico generale, all'applicazione tecnologica delle scienze naturali da un lato e rispetto alla produttività generale derivante dall'articolazione sociale della produzione complessiva dall'altro, produttività generale che si presenta come dono naturale del lavoro sociale, benché sia in realtà prodotto storico. Ecco, questo è per Marx il capitale che lavora alla propria dissoluzione come forma dominante della produzione. E nell'affidamento alla necessità di questa tendenza, in qualche modo si prefigura la fine, non solo la crisi, ma proprio la fine della legge del valore. Devo dire, a partire dagli anni 80-90 si sviluppa un dibattito tra chi, diciamo, proclama la crisi, appunto addirittura la fine della legge del valore, chi invece vede la sua piena, non solo vigenza, ma validità, la sua piena continuità. Entrambe le posizioni partono, secondo me sono piuttosto sbagliate, cioè perché entrambe partono, in qualche modo condividono le stesse fondamenta, cioè l'idea che la misura del lavoro dipenda dall'oggettività delle forme di produzione, no? Quindi diciamo entrambe guardano esclusivamente alla composizione tecnica del capitale e della classe per capire se la legge del valore è finita o se la legge del valore non è finita. Entrambe guardano il cosiddetto post-fordismo per capire se lì la legge del valore è in crisi oppure no. Ma la misura non ha nulla di oggettivo. La misura dipende sempre dai rapporti di forza tra le classi, no? La volta scorsa dicevamo che il salario, no, è sempre una sorta di bottino di guerra dello scontro tra operai e capitale, è la posta in palio di uno scontro politico. Tanto è vero che lo stesso Marx, poche pagine dopo questa citazione che ho appena fatto, cioè poche pagine dopo, in cui vede un capitale che sta lavorando alla sua dissoluzione, vede una tendenza necessaria alla fine della legge del valore, fa rientrare dalla finestra ciò che aveva fatto uscire dalla porta e ci dice: il capitale è esso stesso la contraddizione in processo, per il fatto che tende a ridurre il tempo di lavoro a un minimo, mentre, d'altro lato, pone il tempo di lavoro come unica misura e fonte della ricchezza. Attenzione, cioè, capite? Il capitale, cosa ci dice Marx? Da un lato il capitale tende a ridurre il tempo di lavoro a un minimo, cioè da un lato il capitale tende a rendere insignificante la legge del valore, tende a rendere insignificante la misura del lavoro. Dall'altro lato però, ci dice Marx, non è che trae le proprie conclusioni e dice: no, siccome non è più significante, non è più significante dal punto di vista della produzione, allora la legge del valore non ha più senso e sparisce. Ci dice: pone il tempo di lavoro come unica misura e fonte della ricchezza, perché questa è la contraddizione in processo. È una contraddizione
in cui non vi è, ripeto, alcun esito necessario, questa contraddizione può continuare in eterno, potenzialmente. Continua a citare. Esso diminuisce quindi, il capitale, diminuisce quindi il tempo di lavoro nella forma del tempo di lavoro necessario, per accrescerlo nella forma del tempo di lavoro superfluo, facendo quindi del tempo di lavoro superfluo in misura crescente la condizione, questione di vita e di morte, di quello necessario. Cioè, continuare a misurare il tempo di lavoro, indipendentemente da quanto ciò risponda alla logica dello sviluppo capitalistico, alla necessità della produzione, è questione di vita o di morte per il capitale, perché la misura è innanzitutto misura dei rapporti di forza politici. Ecco, questo penso che sia importante, perché diciamo, finché non c'è una forza in grado di minacciare di morte il capitale, questo continuerà a vivere imponendo la propria misura. L'abbiamo accennato anche altre volte, forse anche questa è una lezione che andrebbe ricordata oggi, no? Credo che a un certo punto, a partire dagli anni 90, poi negli anni 2000, si è molto insistito su una sorta di piagnisteo, anche spesso il dibattito sulla precarietà si è trasformato in una sorta di lamento continuo per la cattiveria dei padroni, la cattiveria del capitale che ci rende precari, che non ci permette di vivere adeguatamente, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al lavoro gratuito, il lavoro va pagato, ma non sta scritto da nessuna parte. Non c'è nessuna, diciamo, legge bronzea, come diceva Marx nella critica del programma di Gotha, che impone che il lavoro vada pagato. Se i capitalisti possono fare, tant'è vero che poi il capitale nasce anche in un rapporto stretto con la schiavitù, esiste una forma di accumulazione originaria con la schiavitù, quindi non sta scritto da nessuna parte che il lavoro vada pagato. Dei decenni, dei secoli, a imporre una misura al capitale, così come imporre un aumento salariale, imporre la riduzione della giornata lavorativa, ma se non ci fossero state quelle lotte, uomini, donne e bambini avrebbero continuato a lavorare fino ai propri limiti fisici, magari anche oltre. Ecco, oggi siamo in questa situazione. Complessivamente possiamo dire che quelle figure che alla fine degli anni Ottanta provano a ripensare l'eredità dell'operaismo muovono indubbiamente da un intento corretto. Teniamo conto che quegli anni sono gli anni della narrazione del cosiddetto pensiero unico del neoliberismo. Entrambi i termini, sia pensiero unico che neoliberismo, credo che siano piuttosto problematici. Pensiero unico è un termine che deriva da Le Monde Diplomatique all'inizio degli anni 90. Neoliberismo lo conosciamo, è un termine che a un certo punto si è iniziato a parlare solo più di neoliberismo, no? Il capitalismo è sparito, come se, diciamo, quella neoliberale non fosse una fase specifica del capitalismo, ma fosse in qualche modo una sorta di mostro particolarmente cattivo, non fosse più all'interno di rapporti sociali capitalisti, ma ci fosse questo neoliberismo cattivo che in qualche modo ci succhia il sangue. Mentre il termine pensiero unico ha, diciamo, una sorta di ideologia totalizzante e totalitaria in cui non c'era spazio per nulla di diverso. Con l'intento corretto, evidentemente, quello di cercare all'interno dello scenario di rapporti di forza profondamente mutati a favore del nostro nemico, però le nuove potenzialità di conflitto. Questo credo che sia sempre quella movenza, quello stile, quel metodo operaista che dobbiamo fare nostro e che dobbiamo conservare. Questo credo che sia sicuramente una ricchezza imprescindibile, che ci dà una risposta importante rispetto al perché oggi continuiamo a parlare di quella storia.
giusto attacco a ogni forma nostalgica ha però spesso portato a prendere congedo di fatto dalla materialità dei rapporti di sociali per rifugiarsi un pochino nell'empirio di ipotesi che a lungo andare sono risultate piuttosto ideologiche. Faccio un esempio concreto ed è quella della questione del lavoro cognitivo. Del lavoro cognitivo. Devo dire, termini che finalmente a un certo punto, penso che questo sia stato un passaggio avanti significativo, ha sostituito l'orribile simbolo di lavoro immateriale che proprio non si poteva sentire. Però devo dire, insieme ad altri, noi abbiamo sempre preferito parlare non di lavoro cognitivo, ma di cognitivizzazione del lavoro. Anche in questo caso non è come post-fordismo, iper-fordismo, credo semplicemente una questione nominalistica, o magari sì, ma non credo sia solo questo, ecco. Ma credo che indichi una differenza di approccio, che tra l'altro è stata, penso, abbastanza significativa anche nell'applicazione politica del dibattito teorico, ad esempio, dentro i movimenti universitari e studenteschi. La cognitivizzazione è infatti un processo di riorganizzazione e gerarchizzazione delle forme di produzione e dello sfruttamento in una fase in cui i saperi assumono una centralità dentro i processi dell'accumulazione del capitale. Mentre parlando di esclusivamente di lavoro cognitivo, si è spesso inteso come se esistesse un soggetto già dato, un soggetto già in qualche modo pronto per il conflitto, un soggetto definito tra l'altro in forma soprattutto settoriale. Cioè, il lavoro cognitivo è spesso stato identificato con i cosiddetti lavoratori della conoscenza, i cosiddetti knowledge worker. Ecco, questo credo che sia importante, perché in qualche modo c'è un problema, e ne accennava Guido la volta scorsa, rispetto alla questione del processo e alla questione del soggetto. Ora, una lettura del soggetto che non lo collochi all'interno di un processo rischia di sfociare sempre o nell'ideologia oppure nella semplice lettura della composizione tecnica. Cioè, il soggetto è sempre collocato dentro un processo. Non esiste un soggetto che venga prima del processo. I lavoratori della conoscenza, solo dentro un processo di conflitto, un processo di lotta, dentro le loro ambivalenze, dentro la loro ambiguità, dentro quella contraddizione in movimento che ci dice Marx e lo sviluppo capitalistico, possono effettivamente diventare soggetto del conflitto. Non possono essere soggetto dal punto di vista ontologico, perché quell'ontologia rischia di essere esclusivamente l'ontologia del capitale. L'ontologia del capitale non ci considererà mai dei soggetti antagonisti. I soggetti antagonisti si possono formare solo contro l'ontologia, dentro e contro l'ontologia del capitale. Ecco, allora credo che ancora una volta, processo e soggetto, temporalità, linea di tendenza, evidentemente sono questioni che stanno insieme tra di loro. Ancora una volta torniamo a quel discorso dell'immediatezza. Non vi è nessuna immediatezza dentro la questione del soggetto. Un soggetto non è mai immediatamente antagonista. Un soggetto diventa, può diventare antagonista dentro la mediazione dei rapporti di forza, dei rapporti di conflitto, dei rapporti di organizzazione. Non sarà mai immediatamente antagonista, perché se non si assume questa temporalità del processo, il soggetto diventa puramente ideologico. Ora, è indubbio che queste, come altre categorie, quella di cognitivizzazione del lavoro, insomma tante altre categorie, vanno oggi radicalmente problematizzate e messe in discussione, ma alcune non funzionano più, altre forse non hanno mai funzionato, altre ancora vanno corrette. Ecco.
Però questo credo che non sia un problema, credo che non bisogna mai, diciamo, affezionarsi eccessivamente ai concetti e alle categorie. E anche questo, tutto sommato, ce lo insegna, no? La storia dell'operaismo, perché in qualche modo i concetti sono sempre degli arnesi politici, sono quei ferri di cui ci parlava prima Tronti in quella definizione, no? Sono dei ferri che ti permettono di aspettare il capitale in un determinato punto e di cercare di interrompere la sua linea di sviluppo. Credo invece che l'incapacità di ripensare quelle categorie, quei concetti, e a un certo momento in avanti anche la difesa strenua di quelle categorie e di quei concetti ha portato in qualche modo alla fine no, di questa nebulosa che dalla fine degli anni Ottanta ha cercato di richiamarsi all'operaismo. Ecco, lo dico in modo chiaro, negli ultimi anni sono nate, no, hanno avuto un po' di successo dentro no, gli ambiti di minoranza in cui siamo, queste letture alla Formenti, a Carlo Formenti, no, che non perdo occasione per attribuire all'operaismo qualsiasi nefandezza, non so, Reagan, Thatcher sono colpa dell'operaismo, qualsiasi cosa piove è colpa dell'operaismo, ecco. Dall'altra parte, ecco, vabbè, non penso valga più di tanto la pena, per quanto poi nella critica radicale ci sono anche alcuni elementi che vanno presi in considerazione, che sono anche, quando uno spara nel mucchio, poi indubbiamente qualcuno lo coglie anche, più avvantaggiato, diciamo. Però ecco, si è creata una sorta di dialettica, direbbe un po' interessante, no? Tra una critica radicale, intanto all'operaismo, ma al cosiddetto post-operaismo, è una difesa altrettanto radicale e cieca di tutto ciò che è stato prodotto dalla fine degli anni 80, anni 90, eccetera, eccetera. Con questo credo che sia un grosso problema, perché in entrambe le posizioni si finisce per trasformare l'operaismo in ciò che non è mai stato. Ecco, mi hanno detto una delle prime lezioni è che l'operaismo non è mai stata un'eresia. Che l'eresia in qualche modo accetta una comune origine rispetto alla Chiesa, rispetto alla religione, poi si differenzia per alcuni aspetti, ma in qualche modo accetta una comune origine, mentre in qualche modo da subito l'operaismo si pone al di fuori di quella Chiesa, non si riconosce in quell'album di famiglia. E così come spesso l'eresia cerca di ripristinare un'ortodossia, no? Nella storia delle religioni. Le eresie in realtà cercano di ripristinare la vera parola di Dio, la vera parola di Cristo. Nell'operaismo non c'è mai un tentativo di ripristinare o restaurare la vera parola di Marx, inficiata e distorta dal marxismo. C'è il tentativo di rileggere Marx per portarlo davanti a Mirafiore e far scoppiare il casino. Questo è il problema. Dopodiché, cosa abbia detto veramente Marx, cosa abbia detto veramente Lenin, sono questioni da abbandonare alla noia del dibattito filologico, ecco. E invece in queste cose l'operaismo rischia, insomma, di essere trasformato appunto in una scuola di pensiero. C'è una bella distinzione fatta da una figura, insomma, che non mi capita molte volte di citare, che è però nel mucchio qualcuno può l'ha detta, Deleuze, in cui fa una distinzione tra scuola di pensiero e movimento di pensiero. Un movimento di pensiero è qualcosa che vive appunto dentro la processualità, che non parte, no, dalla costruzione di una chiesa, di un'ortodossia, ma invece parte ricerca delle armi da guerra. Mentre una scuola di pensiero ti punta a costruire una recinzione, questo è mio, eccetera. Se noi guardiamo a quello che è successo da un certo momento in avanti, il cosiddetto post-operaismo diventa una scuola, cerca di diventare una scuola, una scuoletta di pensiero, perfino, insomma, intanto un po' la parodia di una chiesa, papi, liturgie, messe, sacre scritture, eccetera.
eccetera, eccetera. Anche qui, ecco, credo che sarebbe da salutare, insomma, sarebbe opportuno un machiavelliano veramente ritorno ai principi, no? Quando Tronti ci spiegava che, cito ancora una volta perché è bella la definizione, i partiti storici hanno avuto vita facile perché alla loro sinistra ci sono sempre stati e ci sono dei chiacchieroni alla Zarathustra che vanno promettendo in giro di annichilire il mondo. Ma chiedetegli come si fa a togliere la polvere dagli antichi libri sacri e non ve lo so dire. Ecco, voi adesso prendete quella definizione e, insomma, ognuno si immagini quello che si vuole immaginare, però, diciamo, con tante magari figure gli dite annichileremo il mondo, moltitudine sta vincendo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come si spolvera questo libro? Come si toglie la polvere? Ah, questo non lo so. Questo penso che sia significativo. E io credo che si possa trovare una delle tracce di quello che di questo esaurimento, e qua cito qualche cosa che ha riguardato anche alcuni dei compagni che sono qua coinvolti, non perché insomma sia una questione anche di diretta esperienza, ma perché penso che sia più significativo dal punto di vista della riflessione nel percorso tra il 2010 e il 2013 di un Nomade che per alcuni anni ha evidenziato la dialettica tra differenti posizioni alla fine la rottura di quell'esperienza. Non si possono trovare i materiali di un Nomade sul sito, ormai è diventato un archivio, uninomade.org, che è stato uno dei vari siti che ha tentato in qualche modo di ripensare il ruolo della rivista politica, no? Di sì che oggi cercano di fare con alterni risultati, no? Quello che hanno fatto le riviste, non la funzione delle riviste. Attorno a questa esperienza è anche significativo dire che si sono ulteriormente sviluppate delle reti e relazioni politiche internazionali con contatti stabili, in particolare in Spagna, in Francia, in Brasile, in Nord America e in altre parti del mondo. Ecco, la rottura di quell'esperienza, adesso sintetizzo, ovviamente io do la visione soggettiva, ma essendo operaista sono soggettivista, avviene fondamentalmente attorno a due questioni principali: il rapporto con la sinistra e il rapporto tra teoria e pratica. Da un lato Negri e chi si raduna attorno a lui, poi lo seguirà nei percorsi successivi, sostengono che di fronte alla crisi della sinistra vi è un pericolo reazionario, un pericolo fascista, quindi bisogna ricostruire la sinistra. Dall'altro lato ritengono che sia necessaria l'autonomia del concetto rispetto alla pratica politica, quindi in qualche modo mettono in discussione la pratica della corricerca e la questione della composizione di classe. Per dirne in termini estremamente sintetici, questo più o meno quello che avviene in quell'esperienza lì, piccola, limitata, poco significativa all'esterno, ma penso significativa per più o meno significativa per quello di cui stiamo parlando oggi. Gli intellettuali rompono con i militanti per cercare di costruire un think tank che cerca di fornire un discorso, una rinnovata rappresentanza di sinistra. A questo punto, diciamo, la capovolta non solo è completa, ma diciamo cancella le origini. E l'intellettuale si separa completamente del militante, il post, diciamo, sussume l'operaismo e l'autonomia della politica si prolunga nell'autonomia della filosofia. E diciamo, si conduce l'operaismo a una famiglia di cui non ha mai fatto parte, la famiglia appunto della sinistra. Ora,
si potrebbe anche dilungare su altre questioni, su opportunismo, eccetera, eccetera, ma non credo che sia questo particolarmente significativo, soprattutto se analizzato in termini, diciamo, individuali, bensì credo che vada analizzato dal punto di vista politico, no? Anche ripercorrendo complessivamente i 50 anni che abbiamo trattato in queste elezioni. Cioè, quando ci sono stati movimenti forti, come appunto ne è avvenuto negli anni 60 e 70, si è creato una sorta di triangolo virtuoso, ed è questa la riflessione che facevamo con Guido, con Romano Equati, con Francesca Pozzi, quando avevamo fatto quel libro che si chiamava Futuro Anteriore, con le varie interviste al, diciamo, chi ha vissuto l'esperienza operaista tra gli anni 60 e gli anni 70. Da chi era composto quel triangolo? Vi è stato per un certo periodo una disponibilità di figure dotate di autonomia di pensiero in rottura rispetto alla propria condizione sociale di provenienza o al loro naturale sbocco intellettuale, no? Abbiamo visto prima un brodo di cultura, figure che all'interno di questo brodo di cultura decidono di rompere con la propria condizione di provenienza e che si incontrano dentro una storia collettiva. Questo in alto. In basso, una richiesta da parte di figure sociali collocate nelle lotte di avere dei concetti utilizzabili appunto come arnesi per forzare il presente, un arsenale teorico in grado di costruire prospettiva politica e direzione politica. In mezzo c'è stato uno strato di, diciamo, di quadri intermedi capaci di tradurre verso il basso il discorso e di correggere la linea verso l'alto, di fare continuamente questo lavoro, no? Di traduzione del discorso verso il basso e di correzione della linea verso l'alto. In assenza di movimenti, e questa è la storia che comincia a partire dagli anni 80 e poi prosegue nei decenni successivi, questo triangolo si è frantumato. E ogni pezzo è andato per proprio conto. I militanti collocati verso, diciamo, in basso, no? Vengono calamitati in una quotidianità priva di respiro strategico. Gli intellettuali collocati in alto vengono calamitati dentro, diciamo, il rispecchiarsi, spesso narcisistico, dentro i propri concetti. E ovviamente qua ci ritornano in mente le parole di Alquati, che ancora una volta non hanno nulla di un carattere morale, ma di una considerazione politica estremamente attuale. E gli intellettuali, ricorderete in quella citazione di Alquati, nel primo numero dei Quaderni Rossi, che ci diceva: hanno bisogno di proiettare su soggetti sociali concretamente mitizzati una serie di categorie storiche nelle quali si concentra tutto il refoulement ideologico che l'isolamento nel quale li relega al sistema col senso di colpa per le loro condiscendenza ai padroni dell'industria culturale ad un certo punto crea il loro. Il triangolo si spezza, si frantuma, e questo è il risultato. Diciamo, nel scompare il problema dell'organizzazione in quanto processo, e resta quindi la scorciatoia della strattezza concettuale. Insomma, diciamo così, se nella storia di cui stiamo parlando abbiamo visto figure che sono nate nell'ambiente politico e sono state risucchiate nell'industria culturale, ricordate le citazioni che avevamo fatto di Azor Rosa, no? Questa forte critica all'ideologia, questa quando sempre borghese, eccetera, eccetera, poi il percorso successivo, qui abbiamo in qualche modo la dimensione opposta, il percorso opposto, abbiamo figure che nate nelle industrie culturali hanno
spesso utilizzato l'ambiente politico per fini individuali. Questo credo che sia una differenza abissale, spessore soggettivo anche, con la stessa di cui ci parla Tronti, che credo che questa sia un'altra questione da tenere in considerazione, perché è chiaro che dentro queste esperienze non bisogna solo analizzare dal punto di vista della ricchezza concettuale teorica, dal punto di vista delle pratiche politiche, delle forme di organizzazione, delle lotte, dei conflitti, ma bisogna anche vedere proprio la soggettività che lì dentro è stata prodotta. Cito questa cosa di Tronti dall'intervista che trovate appunto sul CD allegato a Futuro Anteriore, dunque sul sito di Autistici. Una ricchezza di quell'esperienza, questo voglio sottolinearlo, fu costituita dalle straordinarie personalità che erano coinvolte in quella cosa lì. I momenti migliori sia di Quaderni Rossi sia di Classe Operaia erano gli incontri che si facevano nella scrittura e nella preparazione sia della rivista che del giornale. Io dico sempre, anche ai più giovani, che non ho ritrovato più quel tipo umano di persone, non le ho ritrovate più. Successivamente sono stato di nuovo nel partito, non parliamo poi di altri luoghi ancora peggiori, l'università, gli intellettuali che sono venuti dopo. Quel tipo di persone lì è stata un'emergenza veramente miracolosa per la grande ricchezza umana, l'assenza di ambizione, cose che oggi sembrano inconcepibili. Per quanto riguarda tutti quelli che ho incontrato dopo, ho sempre avuto a che fare con persone che avevano al centro della propria ambizione, personale, collocarsi di qua, collocarsi di là, sia nel partito sia nella cultura. Non c'era traccia di queste robe qui in quella fase. Ecco, questo credo che sia una cosa importante, no? In qualche modo, quando le lotte, i conflitti, i movimenti di massa ci sono, c'è un processo veramente di controsoggettivazione su più livelli, no? Ogni figura, indipendentemente dal livello in cui è collocato, se fa parte di questo processo di lotta, smette, o quantomeno mette fortemente in crisi la propria soggettività e la propria identità. Ognuno rompe con se stesso. Ognuno diviene quello che non sarebbe stato se quel processo non fosse stato interno a quel processo. Con questo credo che sia una cosa davvero di grande importanza, ecco, perché poi Tronti ci dice che successivamente quelle figure non le ha più incontrate, allora non c'era, diciamo, l'idea di un'ambizione della collocazione personale, ma non perché fossero meglio, perché erano collocate dentro quel tipo di processi. Quindi le scelte li si incrociano le scelte soggettive si incrociano con la collocazione dentro processi storici determinati. Insomma, in qualche modo, ecco, potremmo dire che dopo il tempo dei giganti, ecco, quello di cui ci parla Tronti con una certa un po' di nostalgia giustificata, è arrivato forse non solo quello dei nani, ma proprio delle ballerine. Ecco. E attraverso questo l'operaismo è diventato un po' icona, brand, marchio da recintare, è diventato appunto filza di chierici o chierichetti che sgomitano per salire sui palchi degli Italian Theory o accaparrarsi un po' di visibilità personale. Però credo che il problema maggiore su cui riflettere sia soprattutto la crisi di chi sta in mezzo. E per dirla con alquati, il militante intermedista. No? Vi ricordate che avevamo citato questa figura del militante, quello che chiamava il militante intermedista, cioè il militante collocato, radicato progettualmente sul medio raggio. Attenzione, quando parliamo di alto, medio e basso, non stiamo intendendo una gerarchia di importanza. Cioè non è che chi sta in alto è più importante di chi sta nel medio o di chi sta nel basso, sono semplicemente delle collocazioni differenti. Ma per certi versi, ed è quello che ci dice Alquati, la centralità è proprio di chi sta collocato nel medio raggio, è proprio la figura del militante intermedista la figura centrale. Cioè il militante intermedista è quella figura che tiene insieme appunto la direzione di prospettiva politica con invece la quotidianità delle lotte, dell'organizzazione delle lotte.
senza questa figura del militante intermedista ci è venuto a mancare in qualche modo questo trade union, e appunto chi sta in alto diventa semplicemente intellettuale, chi sta in basso diventa esclusivamente appunto diventa esclusivamente il giorno per giorno privo di prospettiva. È una figura anche particolarmente direi anche particolarmente scomoda nella maggior parte delle fasi, è anche una figura solitaria, ecco, quella del militante intermedista, no? Si evinceva anche dalla lezione di Guido, che in realtà Romano Alquati è sempre stata una figura, no? È stata definita una figura piuttosto isolata, una figura piuttosto solitaria, ma credo proprio dipendesse da questa sua collocazione, no? Che è appunto una figura che ha continuamente cercato di fare il militante collocato progettualmente sul medio raggio, non solo che avesse un brutto carattere o rispondesse male o come metodo attaccava quelli che lo invitavano, ma proprio perché credo che sia una figura per lo più solitaria, quello di chi cerca di collocarsi progettualmente sul medio raggio. Capite, nelle fasi in cui le lotte non ci sono, diciamo che chi sta collocato in alto trova la propria comunità nella comunità accademiche, trova le proprie forme di riconoscimento, chi sta in basso trova appunto la propria comunità, le proprie forme di riconoscimento nei gruppi a cui appartiene, eccetera, eccetera. Entrambi sono autoreferenziali, cioè il militante, se non c'è il militante intermedista, entrambe queste comunità sono comunità autoreferenziali, però sono comunità che apparentemente dal punto di vista dell'appagamento, del riconoscimento individuale, sono più dense di relazione, mentre il militante intermedista è una figura destinata in qualche modo alla solitudine, perché è la figura anche che continuamente cerca l'anticipazione. L'anticipazione è sempre scomoda, l'anticipazione è sempre un ruolo solitario, perché nel momento in cui esplodono il militante intermedista non sta lì a crogiolarsi appunto del riconoscimento perché ha anticipato quello che stava avvenendo. Il militante intermedista sta già cercando di problematizzare e di andare in avanti, ecco. Sta sempre cercando di mettere in discussione quello che già c'è per cercare di afferrare, di anticipare quello che può divenire. Per questo credo che il militante collocato sul medio raggio sia il militante strategico, il militante fondamentale, il militante decisivo, quando le lotte ci sono e soprattutto quando le lotte non ci sono. E quando le lotte non ci sono è in realtà la fase politica più importante. Io propongo 5 minuti, 5 di pausa, poi arrivo alle conclusioni, prometto essere veramente conclusioni. Diciamo, concludiamo in un modo... tendenzialmente breve, ma non necessariamente breve, perché tra tendenza e necessità non c'è accordo, però insomma cercheremo in qualche modo di ritornare alla domanda iniziale del corso, no? Cosa resta dell'operaismo? Arrivati a questo punto credo che abbiamo processualmente risposto, adesso cercheremo di sintetizzare. Facciamo tutto questo in un contesto che ovviamente non solo è completamente cambiato rispetto agli anni 50 e 60, ma quando sento dire ma non si può parlare di composizione di classe perché il contesto è cambiato, insomma, bisogna subito mettere mano alla pistola, ma non per altro, perché questa è, diciamo, la banalità più assoluta, sempre i contesti cambiano, ci mancherebbe. Però la questione appunto è distinguere tra le fondamenta e invece poi la costruzione delle case, che poi invece è situata, eccetera. Ma è un contesto, diciamo, per certi versi rovesciato, lo so, dal punto di vista dei rapporti di forza, ma proprio dal punto di vista anche del rapporto tra composizione di classe e crisi, no? Cioè le lotte degli anni 60 in realtà sono state lotte anticicliche, nel senso che sono state lotte che hanno usato un ciclo espansivo dello sviluppo capitalistico. Cioè, no, l'idea per cui più aumenta la crisi, più aumentano le lotte, è stata anche storicamente smentita, storicamente falsa. Sono state lotte invece che sono sviluppate nel pieno di quello che poi è stato con-
conosciuto come il boom economico, e sì, dentro quel boom economico si sono create delle aspettative crescenti. C'era una famosa canzone di quegli anni che diceva: se il padrone offre 10, noi vogliamo 100, se il padrone offre 100, noi vogliamo 1000. Ecco, quindi c'è stato, diciamo, dei conflitti che hanno determinato un'inflazione salariale. Ecco. Oggi lo scenario è opposto, cioè la crisi recessiva ha creato un quadro di aspettative decrescenti, per cui se il padrone stenta a offrire 10, tutto sommato ci possiamo anche accontentare di 5. E tutto sommato, ecco, credo che sia stato va anche se detto che adesso qua ho sintetizzato per sommi capi, quindi sono rimaste fuori molte cose che andrebbero rimarcate, ad esempio sulla questione della crisi e dei processi di differenzializzazione sono state prodotte delle cose significative, delle cose importanti. Penso in particolare all'analisi di Cristian Marazzi, di cui consiglio la lettura, in particolare contenuto in due volumetti usciti per Ombre Corte: uno si chiama Il comunismo del capitale, l'altro Diario della crisi infinita. E resta, credo abbiamo anche qua da qualche parte, resta tuttavia insoluto il problema dei nuovi soggetti del conflitto. Come abbiamo ampiamente visto nella lezione odierna, chi ha tentato di ricavarli nella composizione tecnica ha dato delle risposte problematiche, addirittura delle risposte fallimentari. E quindi dovremmo cercare, insomma, di riporci questo problema, quindi della composizione politica, e ripartire dalla composizione politica più che della composizione tecnica, facendo un po' quella movenza originaria, no, dell'operaismo, no? Come in qualche modo gli operaisti hanno riletto Marx e Lenin contro il marxismo-leninismo, credo che noi dovremmo oggi rileggere l'operaismo contro il post, contro tutti i post, anche contro, in buona parte contro il post-operaismo, almeno in una direzione differente rispetto alle pieghe più produttive del cosiddetto post-operaismo, termine che andrebbe perseguito con la violenza fisica, ma questo lo dico un'ultima volta e poi prometto di non dirlo più, anche perché il corso ormai è giunto al suo termine. E c'è una bella citazione anche qui del Tronti, questo è già un po' più avanti, Tronti con le spalle al futuro, quindi siamo ai primi anni 90, gli anni in cui è imperante il post, è stato veramente una delle ideologie del capitalismo contemporaneo, l'ideologia, ecco, della contribuzione capitalistica, credo che sia veramente l'ideologia del post. Guardate, un certo momento in avanti tutto diventa post, diventa postmoderno, c'è il fordismo, tutto quanto diventa post. Il post è un qualche cosa completamente, cioè il post serve quando uno non sa come definire una cosa, allora è post qualcos'altro, no? Ed è anche, si accoppia molto con quest'idea nuovista, anche il nuovo, il nuovismo, cioè l'ideologia del nuovo, non perché non ci siano degli elementi di novità, ovviamente sbaglia chi non ha rimarcato sufficientemente gli elementi di trasformazione, di mutamento che vi sono stati, però perché il nuovismo invece è l'ideologia del nuovo. E l'idea che in qualche modo tutto quanto cambi continuamente, ma in realtà tutto qua cambia per non cambiare mai nulla. E se noi guardiamo anche nelle forme del capitalismo contemporaneo, il nuovismo è quello che lo vediamo tutti i giorni, a partire da quando apriamo il cellulare, sembra che tutto cambi in continuazione, ma in realtà su livelli strutturali non cambia niente. Ed è tra l'altro quella del nuovismo e del post un'ideologia, un ordine del discorso che impedisce l'accumulo di
di soggettività e di controsoggettività. Cioè, la soggettività ha bisogno di una temporalità di accumulo e di formazione che non coincide mai con la temporalità. Cioè, il capitale cerca continuamente di costringerci nei tempi brevi. Cioè, se noi guardiamo oggi questi i cellulari, i social network, è una continua imposizione di una temporalità breve, finanche un'istantaneità, un'immediatezza, appunto. Non solo delle forme di comunicazione, ma proprio delle forme di produzione della soggettività, di produzione del sé, di produzione delle relazioni, eccetera, eccetera. E poi tutto quanto viene bruciato e si dimentica quello che c'era prima, di capitalizzazione della memoria, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che noi avremmo invece bisogno di riconquistare una temporalità autonoma, che è una temporalità anche di lungo periodo, contro invece i tempi brevi che ci è imposto dal capitale nella sua fase del post. E diceva appunto Tronti, in con le spalle al futuro, il post è un lascito delle cose, ti viene dato per sovrappiù. L'oltre è un prodotto della volontà, bisogna meritarselo per averlo. Ecco, credo che questa è una bella cosa. No? Cioè, il post è un qualche cosa che ancora una volta ci fa ricadere in un discorso teleologico, lineare della storia. Cioè, era un prima, c'è un post e poi ci sarà qualcos'altro. Invece l'oltre è un qualche cosa che bisogna conquistare. Allora, stenografando per punti, cerco di riepilogare che cosa consiste, secondo me, il metodo e lo stile operaista che si condensano nel punto di vista. La questione del punto di vista, secondo me, è decisiva per afferrare il metodo e lo stile operaista. Allora, quello operaista è innanzitutto il punto di vista parziale. È il punto di vista della parzialità, è il punto di vista di una parte autonoma da costruire, non una parte autonoma che attenzione, che esiste già, una parte autonoma da costruire. Questa parte autonoma, attenzione, non sono mai gli sfruttati, ma è chi lotta contro lo sfruttamento, non è chi vive del proprio lavoro, ma chi lotta contro il lavoro per vivere in modo libero. Non sono mai i poveri, i dannati della terra, ma è la classe operaia. Come abbiamo detto, non è una questione di mani callose, di tutte sporche di grasso, di nervi e di muscoli, ma invece una questione di forza d'avanguardia qualitativa. E questo ci ripone la questione, no? Può esistere una nuova operaietà, cioè una forza che una soggettività che esprime una forza centrale. Quindi questo punto di vista parziale, il punto di vista della parzialità, di una parzialità da costruire, è assolutamente fondamentale. Quello per Aista è il punto di vista del conflitto. Lo dicevamo, la nostra parte non ci è consegnata dal capitale, non ci è consegnata oggettivamente dal capitale, non vi è nessuna tendenza necessaria. Ma non viene nemmeno nessuna tendenza necessaria alla produzione di classe. Cioè, le classi esistono virtualmente, ma le classi assumono vita solo nel momento in cui si costruiscono attraverso la lotta. Se no rimangono classi dal punto di classi sociali. Ma la classe politica, in senso forte, che è l'unico che ci interessa, esiste solo nella lotta. L'abbiamo visto, non c'è classe senza lotta di classe. Quindi quello dell'operaismo è un pensiero della ricerca della contrapposizione, dell'amico nemico come forma dell'agire politico, no? Anche qua quella lettura di Carl Schmitt a un certo momento viene fatta a partire dagli anni 70 è particolarmente importante, no? E anche qua, attenzione, amico nemico va inteso in senso totalmente politico. Cito dal Tronti, in questo caso dello Spirito Libero, che è Libero, che è l'ultimo volume, uno degli ultimi volume che ha, l'ultimo grosso volume che ha fatto: l'amicizia politica è ciò che hanno in comune, ciò che accomuna quelli che sono contro, e l'azione dell'essere contro consacra le grandi amicizie. A un certo punto, ancora una volta, negli anni 80 e 90, e questo soprattutto per una certa lettura del post-strutturalismo francese, a un certo momento non poteva mancare tra i vari post che si incontrano anche un incontro con il post-strutturalismo francese, no? E,
eccetera, eccetera. Ripeto, poi non sto sminuendo, ridicolizzando, ci sono evidentemente anche degli aspetti significativi e importanti, però ecco, in quella lettura, soprattutto negli anni 80 e 90, si produce questa contrapposizione tra il per e il contro. Cioè fondamentalmente dobbiamo smettere di essere contro e dobbiamo essere per. Qua Tronti, ma questo non dice niente di nuovo, Tronti ci dice quello che è stato sempre per l'operaismo, e non solo per l'operaismo, questa dialettica tra per e contro non ha nessuna ragione di esistere, perché il per nasce sempre da un contro, e non esiste un contro che non sia a sua volta per un per. L'amicizia politica non è che sia più importante, quella più importante il nemico o l'amico, sono domande mal poste. La questione è che la vera amicizia è ciò che accomuna chi individua e chi lotta contro un nemico, è l'essere contro un nemico che ci rende amici. Ecco, questo credo che sia un aspetto fondamentale, ed è quello operaista, è sempre una ricerca della contraddizione centrale, non delle contraddizioni secondarie, ma della contraddizione attraverso cui si può far saltare il fortino nemico. Ancora, cito da Operaio e Capitale: dal punto di vista operaio, le contraddizioni del capitale non vanno né rifiutate né risolte, vanno solo utilizzate, e per utilizzarle bisogna comunque esasperarle. Ebbene, tutto ciò che approfondisce ed esaspera le contraddizioni del nemico è male tutto ciò che le risolve. No? Quando a un certo punto si sente, ma dovremmo fare il reddito di cittadinanza come proposta politica, ma perché? Perché così? Ma dobbiamo spiegare che anche ai capitalisti converrebbe il reddito di cittadinanza, ma se conviene ai capitalisti non conviene a noi. A noi è buono tutto ciò che esaspera le contraddizioni del nemico, è nocivo tutto ciò che risolve, che toglie le castagne dal fuoco rispetto a quelle contraddizioni. Quello operaista è, abbiamo detto, punto di vista parziale, punto di vista del conflitto e il punto di vista della soggettività, o meglio potremmo dire della controsoggettività. E anche qua, diciamo, c'è una declinazione debolissima del termine soggettività, che a partire dall'epoca dei post è appartenuto a una certa lettura di Foucault, in parte ne ha responsabilità Foucault, in parte no, diciamo più del Foucaultismo che di Foucault, forse un po' di Foucault, un po' del Foucaultismo. La soggettività è diventata in qualche modo qualcosa di buono, cioè a un certo momento si è smesso di parlare di classe, di dimensione collettiva, e si è iniziato a parlare di soggettività come qualcosa di più libero, più un po' più edulcorato, un po' la riscoperta, ecco, della centralità dell'individuo, che è sempre, insomma, l'individuo borghese, che è sempre il soggetto capitalistico. E quindi nulla a che fare con questa lettura debolissima, nulla ovviamente ha a che fare con il concetto di classe in sé, classe per sé, no? Mediato, come abbiamo visto, nella tradizione marxista del concetto idealistico coscienza. La soggettività di cui parliamo è invece qualcosa di radicalmente differente, qualcosa di opposto. La soggettività non è né buona né cattiva. La soggettività è sempre un campo di battaglia, la soggettività è sempre materia di produzione, è sempre la posta in palio di un rapporto di produzione, dunque di un rapporto di forza. E la produzione di soggettività nel capitalismo è intrinseca appunto al rapporto sociale di produzione e di sfruttamento. La produzione di soggettività, la formazione di soggettività è sempre intrisa di conflitto, di violenza, di riproduzione, di consenso, di trasformazione.
Quando anche oggi noi parliamo di una soggettività proletaria, di una soggettività precaria, di una soggettività del lavoro vivo, insomma, ognuno poi ci mette la parola che più gli piace per definire la parte a cui ci riferiamo, dobbiamo renderci conto che si parla innanzitutto di una soggettività che è forgiata dal capitale. Quindi dire controsoggettività non significa semplicemente parlare di una soggettività contro il capitale, significa parlare anche di una soggettività contro il capitale che ci portiamo dentro. Il capitale non è semplicemente un qualcosa di esterno rispetto a noi, noi ci portiamo dentro il capitale, noi continuamente produciamo e riproduciamo il capitale anche dentro noi stessi. La violenza che noi dobbiamo portare contro il nemico è una violenza che dobbiamo portare anche contro noi stessi. L'abbiamo visto ancora una volta prima, e quando è, ritorniamo, ripensiamo alle definizioni tronte, ripensiamo alle storie di cui abbiamo parlato, no? Quando è che si crea in qualche modo un processo rivoluzionario, un processo di conflitto, un processo di lotta? Si crea nel momento in cui delle soggettività rompono con quello che sono. La soggettività che noi siamo è una soggettività forgiata dal capitale per i suoi consumi di produzione e di riproduzione. E nel momento in cui noi rompiamo con noi stessi, quando un certo numero di soggettività rompono con se stesse, che allora si creano le condizioni di possibilità di un processo di conflitto, di un processo rivoluzionario. Nel momento in cui si rompe con il capitale che si porta dentro, non è una rottura che avviene una volta per tutte, attenzione, è una rottura continua. I processi rivoluzionari sono processi permanenti, non c'è un momento in cui finiscano. Abbiamo visto prima, i rapporti di forza non è vero che siano irreversibili, i rapporti di forza sono reversibili. Abbiamo visto in queste storie, no? Ci sono delle figure che rompono con se stesse per un certo periodo e poi in qualche modo ritornano alla propria collocazione originale. Quindi c'è chi ritorna a fare l'intellettuale, c'è chi ritorna all'università, c'è chi ritorna a inseguire le proprie ambizioni individuali, eccetera, eccetera. E quindi nel momento in cui si cessa la lotta, ecco che si ritorna dentro la funzionalità rispetto ai processi di produzione. Capitaliste. Quindi la formazione di controsoggettività è una formazione continua, perché appunto non può mai finire il processo rivoluzionario che noi portiamo dentro e contro il sistema capitalista, che noi portiamo in qualche modo dentro e contro a quello che noi siamo. L'odio che noi dobbiamo provare per il nostro nemico è anche un odio che noi dobbiamo provare per noi stessi, se no noi non odiamo. Quando noi cessiamo di odiare quello che siamo, credo che cessiamo di essere rivoluzionari. E ovviamente il punto di vista della tendenza, su questo non mi dilungo oltre perché già oggi abbiamo visto, credo, sufficientemente le differenze rispetto all'impostazione della tendenza dal punto di vista della necessità, dal punto di vista della teleologia, dal punto di vista della previsione del futuro. E ovviamente tendenza non significa, lo ripeto ancora, irreversibilità dei processi. Tutto sommato, questo è il dogma alla base della religione innovazionista, della religione accelerazionista, l'idea che i processi siano irreversibili. Quando qualcuno dice, vabbè, ma perché le cose devono andare in questo modo? Dico, no, scusa, ma sei fuori dal tempo, non dobbiamo avere paura di questa accusa. Siamo, no, appunto, come diceva San Paolo, no? Noi siamo uomini in questo mondo, ma non siamo uomini di questo mondo. Noi siamo dentro un tempo che combattiamo. E non c'è nulla di irreversibile. A un certo momento in avanti, se guardate, tutto è diventato irreversibile. L'innovazione è in qualche modo un qualcosa di pensato come irreversibile.
quella tecnologia che è una tecnologia che continuamente nel suo sviluppo mangia le nostre capacità, viene pensata come qualcosa di irreversibile. Ma vorrai mica opporti a questa innovazione, a questo sviluppo? Non è possibile. Saresti fuori dal tempo, saresti fuori dal mondo. Invece noi dobbiamo affermare che, poiché sono fondati e plasmati dai rapporti di forza, i processi possono essere continuamente interrotti, possono essere continuamente deviati, possono essere continuamente rovesciati. Quindi il metodo della tendenza è la capacità di cogliere la possibilità di uno sviluppo in contrapposizione e radicale diversità rispetto allo sviluppo esistente, è la possibilità di cogliere una composizione degli elementi radicalmente differente da quella esistente. Ed è ovviamente un metodo dell'agire militante, lo dicevamo prima. Metodo dell'anticipazione vuol dire innanzitutto metodo della scommessa politica. Senza scommessa politica non c'è politica in senso rivoluzionario, ma c'è solo amministrazione dell'esistente. Come ci diceva Equati, quando il militante va laddove le lotte sono già conclamate, può fare tutt'al più il turista rivoluzionario. Bisogna sempre avere la capacità di azzardare, di cogliere, di anticipare, di collocarsi laddove le lotte ci possono essere, ma le lotte ancora non ci sono. Anche assumendo la possibilità di sbagliare, perché quando le lotte ci sono il militante arriva sempre troppo tardi. E il punto di vista operaista è il punto di vista della ricomposizione. Ecco, come abbiamo detto, composizione tecnica, composizione politica, ricomposizione. Perché la tendenza è sempre una questione di composizione degli elementi esistenti. La composizione politica implica un doppio processo. La ricomposizione per i propri fini autonomi e la scomposizione dei fini del nemico. Attenzione, ma questo non lo facciamo solo noi, lo fa continuamente il nostro nemico, l'abbiamo visto. Cos'è stata la controrivoluzione capitalistica? È stata la ricomposizione dei fini del capitale e la scomposizione dei fini della macroclasse proletaria. E ricomposizione non significa una sommatoria degli elementi così come sono, ma la trasformazione in un processo di rottura con il quadro esistente, di costruzione di un nuovo quadro. Quindi ecco, quando si parla di ricomposizione non si deve immaginare il ritorno a un'unità originaria che è stata scomposta o che è stata alienata dal capitale, ma in qualche modo il massimo sviluppo di un qualcosa che può esistere ma che ancora non c'è. Ecco, il massimo sviluppo di un'autonomia che ancora non c'è. Poi negli ultimi anni abbiamo anche provato a dirle in termini che cos'è l'innovazione? L'innovazione è la capacità del capitale di scomporre e ricomporre continuamente per i propri fini, no? Questa è l'innovazione, che è sempre capitalista, quindi non risponde mai a delle mere esigenze produttive, bensì risponde innanzitutto a delle necessità politiche. Quindi, un po' giocando con i termini, con le parole, abbiamo spesso detto che il contrario di innovazione non è conservazione, ma il contrario di innovazione è rivoluzione. Cioè non c'è nulla di più conservatore in realtà dell'innovazione. La vera conservazione è l'innovazione. E poi se a questi termini, diciamo, conservazione e rivoluzione, sostituiamo i termini di destra e sinistra, otteniamo lo stesso risultato. Il contrario di destra non è sinistra, ma è rivoluzione, perché in qualche modo, e per questo l'operaismo non ha mai fatto parte di quell'album di famiglia della sinistra. La sinistra ogni tanto, no, ma lo si vede continuamente, poi nel dibattito ci sono anche dei caratteri un po' folcloristici, perché ogni
ogni settimana più o meno spunta fuori qualcuno che vuole costruire la vera sinistra, ma questa volta la vera sinistra, non come quell'altra, ma questa volta sarà quella vera, sarà quella vera, sarà quella vera. Ora, il problema non è che la sinistra è diventata questa o quell'altra cosa, il problema è che la sinistra è sempre stata aborigena questa cosa qua. La sinistra è sempre stata sviluppista, è sempre stata innovazionista, è sempre stata progressista, ecco. E la sinistra è sempre stata il pensiero della vittimità, il pensiero della sconfitta, il pensiero della teleologia, il pensiero dell'affidamento alla storia, il pensiero della necessità, il pensiero contro la soggettività. Ecco. Credo che quindi riassumere questa dimensione senza paura, ecco, fuori da quell'album di famiglia, sia la strada e uno dei grandi lasciti che ci lascia l'operaismo. E poi l'operaismo, ovviamente, il punto di vista di chi è libero, il punto di vista dell'autonomia, no? E questa è l'essenza del rovesciamento operaista. Prima la classe, poi il capitale. Ora, anche qui non è che si tratti di una di un'ipotesi da affidare alla sua verifica empirica, diremo in questo caso però la classe è venuta prima, è venuta. E evidentemente è un qualche cosa che afferma in qualche modo la primazia del proprio punto di vista. Afferma innanzitutto il fatto che, appunto, l'avevamo detto già qualche lezione fa, nella dialettica, no? Hegeliana, servo padrone, e la classe è il padrone, il capitale è il servo. Il capitale che non è autonomo, il capitale che continuamente deve guardare i movimenti del proprio nemico per potersi riadattare, per potersi ricomporre, per potersi innovare, appunto. Quindi quello dell'operismo è veramente un grande pensiero, no? della libertà e dell'autonomia. Ora mi rendo conto che di libertà è abbastanza difficile parlare, ma non solo perché la libertà è stata, diciamo, insozzata dal neoliberalismo, dalle destre, eccetera, eccetera, ma perché credo che la libertà sia stata innanzitutto, la parola libertà sia stata innanzitutto insozzata dalla democrazia. Ecco. Quello per l'Ista non è un pensiero democratico, questo va detto, è un pensiero anti democratico. Allora credo che anche quel ritorno, una critica radicale della democrazia, di una libertà liberale, di una libertà, quella che noi viviamo oggi, la libertà di dire tutto quello che si vuole nella misura in cui tutto quello che diciamo non ha nessuna influenza o possibilità di influenza sui rapporti di forza esistenti. Ecco, la critica, la rottura con quella libertà liberale, con quella libertà democratica, credo che sia una cosa fondamentale. Per approfondire questo discorso della critica alla democrazia, ecco, il suggerimento di lettura va qui ai due capitoli che, appunto, dello spirito libero di Tronti sono dedicati al tema. Quindi veramente anche in questo caso, un po' sempre giocando con quelle suggestioni di cui parlavamo prima, potremmo dire che il contrario di democrazia non è oppressione, ma è veramente libertà. Quindi quando a chi oggi continua a ripeterci, no, che bisogna arretrare su posizioni frontiste perché c'è un pericolo fascista, noi credo che dovremmo rispondere che non c'è un pericolo di quello che può divenire, che è il fascismo, che può arrivare, eccetera, eccetera. Il pericolo, siamo già immersi dentro, questo pericolo si chiama democrazia ed è quello che dobbiamo combattere. Ultimo punto. Credo che quello dell'operaismo, quel metodo e quello stile, sia il punto di vista dell'inafferrabilità. Cioè non ci si può accontentare di anticipare delle linee di tendenza se non si ha poi la capacità, non si fa poi lo sforzo, non si cercano poi le forze per renderle delle armi contro la storia del capitale, contro lo sviluppo capitalista. È quello che ci diceva Tronti. Certo, il militante è chiaro che cerca sempre di leggere la tendenza del capitale, però innanzitutto il militante è poi quello che, una volta che ha cercato dentro quella lettura della tendenza del capitale, cerca sempre di impedire che quella tendenza si
doppia ricerca sempre delle forze per poterla deviare, per poterla interrompere, per poterla rovesciare. Ma anche, attenzione, non ci si può mai crogiolare nelle conquiste teoriche, anche nelle conquiste pratiche, perché nel momento in cui si inizia a ripetere, si trasforma i propri avanzamenti e le proprie conquiste teoriche in dei mantra, si trasforma in ortodossia, si trasforma in dei dogmi, allora lì si diventa veramente recuperabili, si diventa continuamente catturabili. Il capitale, ripeto, il nostro nemico non sta a guardare. Capitale cerca di utilizzare le lotte. Dicevamo, no? La più grossa forza del capitale era la classe operaria rivoluzionaria, e il capitale quelle lotte lì, certo, poi, ma prima di mandare la polizia, mentre manda la polizia, cerca innanzitutto di studiarle e capire come le può trasformare in forza produttiva per se stesso. Nel momento in cui noi ci crogiogliamo nelle conquiste teoriche, non ci rendiamo conto che siamo immediatamente recuperabili dal nostro nemico. Per essere inafferrabili non dobbiamo mai stare fermi, dobbiamo continuare una processualità che è il tentativo continuamente di anticipare quello che può avvenire. Anticipare quello che può avvenire per fare in modo che non avvenga, per portarlo in un'altra direzione. Ecco, questo credo che lo accennavamo l'altra volta, e il grande, no, la cosa che devo dire frequentando Alquati è rimasta, no, come metodo proprio di insegnamento, come metodo di formazione, cioè, tu andavi da Alquati, ascoltavi eccetera eccetera, poi ti rompevi la testa, cercavi di capire cosa volevi dire, una settimana dopo, un giorno dopo ti ripresentavi lì, ti sembrava di aver afferrato, glielo ripetevi e ripetevi quello che aveva detto lui, dicendo ho capito, e dice non hai capito un cazzo, e cercava già di problematizzare, di spiazzarti in avanti, e spiazzando, problematizzando e spiazzandoti in avanti ti costringeva a fare un salto in avanti, perché senza quel salto in avanti tu sei irrecuperabile. Non c'è niente di più recuperabile. L'ortodossia non è brutta perché sono finiti l'epoca dei partiti, non è quello il problema, l'ortodossia è continuamente recuperabile, perché tu non bisogna mai dare al proprio nemico le coordinate in cui ci si muove. Nel momento in cui tu hai dato al nemico le coordinate in cui tu ti muovi, è immediatamente il nemico le colpirà e le utilizzerà per se stesso. L'ortodossia è continuamente recuperabile, è continuamente catturabile. Ecco, invece credo che la capacità debba essere continuamente quella di problematizzare, di spiazzare, di saltare in avanti, continuamente di anticipare. È una fatica terrificante, ripeto, ci si troverà spesso in fasi come queste soli, ma non bisogna avere paura di rimanere da soli. Non è un elogio del settarismo, un elogio dell'essere in pochi, nulla di tutto questo, ma è una solitudine potenzialmente di massa, perché invece di una massa di conflitto. Voi pensate a questa storia che abbiamo raccontato, che adesso col senno di poi ci sembra tutto semplice, no? Con quanti erano soli questi quattro gatti che alla fine degli anni 50 vanno davanti alle fabbriche? Erano assolutamente soli a dire no, lì c'è una forza che si muove, erano assolutamente soli, erano isolati. Sarebbe stato molto più comodo avessero trovato la propria comunità dentro le accademie, dentro l'università, dentro il partito, dentro il sindacato, un proprio riconoscimento, soddisfare le proprie ambizioni personali. Invece vanno lì a cercare, diciamo, delle forze potenziali che loro scommettono che possano essere lì dentro. E rimangono soli per un certo periodo, però è una solitudine potenzialmente di massa. Quando da lì a qualche anno succede quello che succede, ecco che la solitudine si rovescia e diventa appunto una dimensione comune, no? una dimensione conflittuale di massa. Allora credo che in fasi soprattutto come queste, di forza sono rovesciati, in cui apparentemente non si muove nulla, o ciò che si muove va in una direzione molto differente, addirittura opposta a quello che noi vorremmo, ecco, dobbiamo avere secondo me proprio la capacità di non timore, ecco, di essere soli, se appunto riusciamo a collocarci su delle linee, su delle tendenze potenzialmente di forza.
forza. Ecco, questo credo che sia una grande lezione che ci viene da queste storie, per cui quando non cediamo oggi, ecco, per chi voglia veramente no, trasformare il mondo, fargliela pagare ai padroni, ecco, credo che quando sentiamo delle sirene, poi magari c'è più facile riconoscerci, perché poi sono anche un po' le nostre comunità di riferimento da cui proveniamo, diciamo, non si può fare, non si muove una foglia, bisogna resistere, bisogna difendersi, bisogna autoriprodursi, eccetera, eccetera, no? Che ce lo consigliano o con la disprezzabile tristezza della saggezza senile, oppure ce lo consiglio con il malcelato opportunismo diciamo, della paura individuale, ecco. Io credo che veramente noi dobbiamo rispondere con freddo metodo operaista, con cui vi lascio ancora una volta la citazione, è dal nostro amico Tronti, prometto veramente di tacermi: quello che non funziona mai è la fredda logica della ragione quando non è mossa dall'odio di classe. Non bisogna concedere niente all'infuori di un'altissima dose di disprezzo civile al filisteo che rimprovera Marx di aver visto ogni volta la rivoluzione dietro l'angolo della strada e rimprovera Lenin di averla voluta dove non era luogo e quando non era il momento. Un'elementare regola di condotta pratica va in questi casi immediatamente, intuitivamente applicata. Quando da una parte troviamo quelli che dicono domani scoppia tutto e il vecchio mondo crollerà, e dall'altra parte quelli che dicono per 50 anni non si muoverà niente, e i primi sono smentiti dai fatti e i secondi hanno ragione dei fatti, noi qui stiamo con i primi, noi qui dobbiamo stare con quelli che si sbagliano. Questo significherà probabilmente essere soi, ma questo significa veramente. Quindi, insomma, dopo queste sei lezioni, diciamo, la nostra processualità spirale, non posso dire accumulerò ulteriori domande per le volte successive, però se c'è qualche ulteriore questione, sapendo che poi tutte cose più importanti che riguardano il che fare restano non solo aperte, ma sostanzialmente non affrontate nell'ambito di questo corso, però insomma, se c'è qualche ulteriore questione, domanda, intervento, riflessione.